soprattutto da parte del governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, che è in missione all'estero, da parte dell'intera giunta regionale che giustamente, come sottolineava Monsignor Borgonovo, ha sempre avuto in ben distinta considerazione, come si diceva nell'Ottocento, la veneranda, e alla quale devono essere rivolti il nostro compiacimento, i nostri complimenti per questa mostra che giunge alla fine del quinto centenario di Leonardo da Vinci, e quindi dopo un anno di celebrazione del quinto centenario di Leonardo da Vinci è facile ripetersi in tutte le cerimonie che abbiamo svolto e abbiamo tenuto, in tutte le conferenze, i dibattiti ai quali abbiamo partecipato nel corso di quest'anno appunto dedicato al quinto centenario di un grande genio che, con buona pace dei toscani e dei francesi, era sicuramente un genio lombardo. È inutile girarci intorno, ha vissuto a Milano e ha frequentato assiduamente la Lombardia per una larghissima parte della propria esistenza. Qui a Milano e in Lombardia ha lasciato tracce del proprio passaggio. Di conseguenza diciamo che Milano è molto legata, Milano e la Lombardia sono molto legate alla figura di Leonardo da Vinci, che tra l'altro è stato uno dei grandi protagonisti di quel farsi stato tra la seconda metà del 400 e la prima metà del 500, che in Europa occidentale tiene a battesimo la nascita dello Stato moderno, e anche qui a Milano con gli Sforza nasce una forma di ordine politico assimilabile alla statualità, di cui Leonardo da Vinci, secondo questo rapporto tra l'arte, tra la cultura e il potere, tra la penna e la spada, come si diceva in quel tempo, ha segnato in profondità le vicende di questa città e di questa regione. La vicenda della costruzione del Tiburio della Cattedrale, questa specie di concorso al quale partecipa Leonardo da Vinci, è sicuramente un episodio centrale, un episodio che è sempre stato, come dire, tenuto un po' ai margini, per cui il compiacimento nei confronti della veneranda va proprio per avere riscoperto una vicenda, aver tirato fuori dei disegni, e una vicenda che è sempre stata considerata un po' marginale, poco nota, un po' nascosta nella vicenda umana e artistica di Leonardo da Vinci. Tra l'altro la vicenda del Tiburio, a mio avviso, è un po' la sintesi vera di Leonardo, perché in questo quinto centenario l'abbiamo visto con estrema chiarezza. C'è il Leonardo affascinato e promotore del primato della cultura universale, della scienza e della tecnica, il Leonardo delle chiuse, il Leonardo delle opere ingegneristiche, il Leonardo fuori le mura, fuori da Milano, il Leonardo di Pavia, di Vigevano, di Vaprio d'Adda, che è quello che ha celebrato Regione Lombardia, ma c'è anche il Leonardo dell'ultima cena, del Cenacolo, c'è il Leonardo artista. E il Tiburio, tra soluzioni architettonico-ingegneristiche e anche creatività dal punto di vista artistico, è la sintesi di queste due dimensioni che convivono nella figura di Leonardo da Vinci. Ecco perché io trovo che sia molto interessante la mostra che ci apprestiamo a inaugurare. Ecco perché, e concludo, noi come Regione Lombardia abbiamo editato, e c'è l'introduzione firmata dal sottoscritto e dal Presidente Fontana, questo volume Leonardeschi, Leonardo e gli artisti lombardi. Perché? Perché era un po' il mio timore, quello che prevalesse la dimensione ingegneristica, scientifica di Leonardo in questo quinto centenario, e allora stimare le ricadute della presenza di Leonardo a Milano nell'arte lombarda, quindi al di là del Cenacolo, le influenze che ha avuto sugli artisti lombardi e come ha segnato la vita artistica di questa regione, di questa città, secondo me era fondamentale anche per trovare un punto di equilibrio, perché altrimenti si rischiava di celebrare troppo l'ingegnere o di celebrare troppo l'artista. Ecco, per cercare di trovare un punto di equilibrio nella vicenda umana e artistica di Leonardo da Vinci, abbiamo appunto appena, è uscito ieri, per cui è fresco di stampa, e proprio perché come Regione Lombardia abbiamo investito davvero molto nella figura di Leonardo da Vinci. Al 39° piano abbiamo un suo apparecchio che è appeso al Belvedere, sul soffitto del Belvedere, e
perché, ripeto, con buona pace dei toscani e dei francesi, Leonardo da Vinci, secondo me, è stato un grande milanese e un grande lombardo. Grazie.